questa prima manifestazione della nuova gestione che ha intrapreso il museo per Maria Rossi da quest'anno. Io e Claudio siamo i responsabili nuovi di questo spazio e cerchiamo di portarlo a un incontro tra diverse culture, diverse arti. Questo è il nostro obiettivo. Con questa prima mostra di selezione della Biennale di Roma abbiamo voluto lanciare un messaggio appunto che l'Argento può essere di nuovo al centro del mondo con le nuove tecnologie. E infatti siamo riusciti ad arrivare via web a far aderire degli artisti anche dall'altra parte del mondo, perché abbiamo 8 vietnamiti, uno svizzero, un albanese, 2 russe e un americano. Quindi questo credo che in un mese e mezzo di tempo, con uno spazio che era ancora forse non così conosciuto, essere arrivati così lontano ci conforta e ci dà lo stimolo per continuare su questa strada. Durante l'estate avremo tantissime nuove iniziative, anche di rilevanza molto importante, non ve l'anticipo perché sono in via di definizione, ma sul nostro sito, dopo prendete un bigliettino, potrete essere aggiornati continuamente, e anche sulla pagina Facebook che dal sito vi rimanda, che è aggiornata quasi giornalmente. Vi presento gli ospiti che sono qui con noi. Abbiamo Giuseppe Chiovaro, che è il responsabile e il curatore della Biennale di Roma, il sindaco Luigi Lucchi, il professor Marzio Dall'Orto, che è quello presto per la che sia di buon auspicio per tutti. Il professor Marzo Dell'Acqua, che ha fatto parte della giuria insieme a Manuela Bartolotti, critica storica dell'arte, e purtroppo non è riuscito a venire a Stefania Provinciali, che è l'altra persona che ha fatto parte della giuria. Io quello che devo dire l'ho detto, sono molto contento della manifestazione, lascerei allora dire due parole sia al sindaco che dà il benvenuto al paese, poi a Giuseppe Chiovaro e infine alla giuria, e poi comunicheremo l'esito della selezione. Un'ultima cosa che voglio dirvi è che, vista la grande aderenza che c'è stata e partecipazione di pubblico, abbiamo fatto uno sforzo come museo e abbiamo inserito un quarto artista nella selezione, quindi non sono più 3 ma sono diventati ben 4, e proprio per accontentarne anche uno in più è stato uno sforzo da parte del museo, ma siamo stati contenti di farlo. Anche perché noi li avremmo mandati tutti, sinceramente, è difficile. No? Ci siamo avvicinati con molta umiltà a questa cosa, nel senso di poter dare l'opportunità ai giovani e anche ai meno giovani, a quelli che magari lo fanno da tanti anni e a chi invece si avvicina oggi. Dal mio punto di vista, che sono una profana e non sono né un artista né qualcuno che ha studiato arte, credo che l'arte è dentro di noi, basta solo farla uscire. E ragionando con l'arte, secondo me ci si avvicina anche come persone, per cui siamo aperti anche a quello che sono i vostri suggerimenti, a quello che sono le vostre idee. Questo vuole essere uno spazio espositivo per cose di notevole importanza, ma anche uno spazio in cui le persone che si avvicinano all'arte e alla cultura vogliono confrontarsi, stare insieme e creare nuove sinergie. Grazie. Benvenuti a tutti, Bercetto è bello anche se la stagione non è bella, però avete modo di vedere delle cose belle sia nell'ambiente sia quello che è stato messo in mostra. Nessuno obbliga, lo dico sempre, a fare il sindaco, non sono molte le soddisfazioni, oggi è una giornata di soddisfazioni, innanzitutto vedere tanti artisti, tante persone che sono venute a visitare questa iniziativa, e l'altro è che una struttura pubblica, come sarebbe sempre corretto, funziona, è aperta, e non è aperta solo in estate, è aperta in questi giorni che non sono i giorni più belli per il nostro paese, perché se fosse bel tempo la gente ha voglia di andare al mare, però poi arriva subito l'estate e Bercetto offrirà i suoi valori, le sue bellezze a quanti ci verranno a trovare, e sarà un'occasione in più per venire, perché all'interno di questo palazzo, di questo museo, ci saranno sempre delle iniziative, e non ho dubbi, avendo affidato la cosa a Giuseppe Vigliardi, che è vulcanico, è un nome che di solito mi attribuiscono, ma credo che se lo meriti anche lui e forse più di me. Mi fa piacere, l'altra cosa è che ci sono anche delle opere di un artista bercetese, Pino Carcelli, quindi è una soddisfazione vedere che un paese risponde sia per i visitatori che sono venuti, per la gente che è presente oggi, per gli artisti che hanno dato credito a questa iniziativa, anche se è la prima. Per cui vi ringrazio tutti e mi fa piacere, e ci rivedremo alle prossime iniziative di Giuseppe Vigliardi. Grazie.
comunicheremo i quattro vincitori, però prima credo che sia doveroso fare due ringraziamenti. Il primo ai critici, anche se Stefania Provenziali non c'è, perché quando mi è stata proposta di partecipare a questa iniziativa, come ben sapete sono molto impegnati e a volte non rispondono subito con entusiasmo, però hanno aderito immediatamente e senza, proprio in forma completamente gratuita. Quindi io lo ringrazio immensamente di questa giuria prestigiosa che ci ha aiutato, perché è fondamentale perché ci possa essere un risultato. E poi in secondo luogo ringrazio anche Luigi che, mettendo a disposizione questa struttura, forse ha creduto che possa vivere veramente. Mi ha fatto un piacere al comune, però. Mi hanno fatto un piacere comune, perché vedere delle strutture pubbliche chiuse 10 mesi all'anno ne costano ugualmente, vederle invece aperte con dentro delle opere già in aprile e maggio, non solo i 15 giorni d'estate, è una soddisfazione, senza costi per il comune è una soddisfazione. Speriamo di far così anche con altre cose. Comunichiamo i quattro vincitori, che è il momento più atteso. Marco Dall'Acqua era felicemente sorpreso degli artisti vietnamiti, io lo sono meno nel dover leggere il primo nome, Dinh Du Vinh. Bene. Adesso puoi mettermi i bigliettini su quelle opere, quindi lo segneremo. Ah, volevo dire che i vietnamiti sono attentissimi, tutti i giorni sono su Facebook continuamente a fare i commenti in vietnamita, e uno dove c'era la foto di Luigi con il sindaco di Parma Pizzarotti, che è venuto a visitare la mostra, e erano davanti a un loro quadro, hanno scritto: possiamo spostare queste persone. Questa è la traduzione di Google, potete farlo anche voi, una cosa del genere. Cioè, se andate sulla pagina, lo vedete, lo traducete in automatico, Google rileva lingua vietnamita, chi sono questi davanti al mio quadro? Cioè, forse non hai capito che è un'autorità, non aveva una risposta. Così ci conoscono anche loro. La signora Maria Grazia Passini. Lei ha fatto questa scultura che l'ho coperta io per tutto il tempo, chiedo scusa, adesso poi mi sposterò. Aspetta che fa una foto. Vieni Francia, fa una foto. Con calma, tanto non scappa nessuno. Grazie. Prego. Ermanno Ponti. Poi c'è l'ultimo. Va bene. Grande suspense che ne è rimasto, no, sono rimasto tutto. Mamma mia. La signora Rita Minelli. Aspetta, Francia, vai. Non me la sento. Ferrari, 100, giusto? Sì, questa è la tua lettera. Per l'opera, come abbiamo detto, verrà spedito tutto automaticamente a Roma, sia la foto per il catalogo che la spedizione per l'opera. Grazie. Comunque è scritto tutto sulle lettere. Ci si vede a Roma. Ci si vede a Roma tra 10 giorni, non tra 15 giorni.